Ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent. Qui con il vostro Vale93Pa. Allora, abbiamo sconfitto il signor Gillette, grandi, siamo dei grandi. E... oh, salve salame. E stiamo tornando indietro nella navata, oh mio dio quali erano insetti. E quanto sono carine le mani messe così. Amnesia è un gioco proprio molto con temi che esaltano la vita. Insomma, avete capito, no? Sono anche carine le custom stories, come le volete chiamare voi. E quando finirà Amnesia di sicuro qualcuna ne faccio. Insetti! Perché? Perché mi torturate insetti e state qui sulle mie... Ah, se ne sono andati, bene. Agrippa! Sì. Grazie. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your hands to go, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Va bene Agrippa, dunque devo trovare gli ingredienti della pozione di Wilhelm o di Vayr, non mi ricordo come si chiama, e dopodiché devo farti passare con me. Fico, accendiamo un pochettino di lanterne qua in giro, perché io posso, sono pieno di lanterne. E sto coso cos'è? Non c'è un mostro acquatico lì sotto, vero? A quanto pare ho... O sono io che non lo faccio bene oppure non sta succedendo nulla. Ah, fantastico, non serve assolutamente a niente sto coso. È così, eh? E beccati... Oh mio dio, no, non ci provo più. Va bene, l'hai vinta tu. Va bene, me ne vado, ciao. Ok. Accendiamo anche qui, giusto per far vedere che siamo passati. Transetto. E di nuovo le mani di un carcerato. Di un come si chiama, di un Draugr di Skyrim. Oh, cosa sono tutte ste gabbie sospese nel vuoto? Oh mio dio. Lì c'è qualcuno. Kill me! This one. Oh, quindi eri tu. Mi spiace, ragazzo. Hai fatto una bella fine. Ma anche no. Allora, controlliamo porta per porta. Oh mio dio, quanto è buio. Accendiamo, ecco. Dato che abbiamo anche molto olio a disposizione. Che è? Che è questa sega elettrica qua? Che cosa sta succedendo? Il maestro qua a terra è un disegno. Oh mio dio. Oh mio dio. Oh mio dio. Tinderbox. E oh, un pezzo di sfera. Macchiato di sangue. E oh mio dio, non dirmi che il disegno raffigura quello che è stato fatto a questo povero assassino. E
Deve aver sofferto parecchio. Non lo invidio per niente. E... ah, sbaglio o devo prendere del sangue per la pozione? Ecco, c'è una boccia. No. Devo trovare un modo per far scendere il corpo. Non posso prendere un pezzo di corda, questa sega, no? No. E va bene. Va bene, va benissimo. Accendiamo una... ecco, una bella candela, questa luce soffusa che dà pace all'animo. Non è vero, io mi sento sempre peggio. E penso che anche Daniel sia d'accordo con me. Quindi... sì, devo andare di qua. Allora... e basta con questo sonar qui. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. Sinceramente, set a man on fire. It wasn't my fault. She's on fire. Of course. We are dealing with monsters here. Sinceramente non sono poi così sicuro della colpevolezza delle persone che tiene Alexander. Ma vabbè. Che cos'è quello? Il coso? Oh, Tinderbox. Stai guardando lo spettacolo, Tinderbox? Do anything! Whatever you want! Anything! Do anything! Non capisco in cosa consista questa tortura. C'è un palo triangolare. Continuiamo a piangere, veniva c'è noto. Oh! Oh no, non dirmi che anche questa deve essere stata molto dolorosa. Ouch. E il pezzo di... mi state nascondendo un pezzo di sfera. Sacchi, vi siete alleati con i parili? Maledetti. Parili. Non si fanno più vedere, non hanno più il coraggio di farsi vedere, Parili, infidi. C'era una porta qua. No, era solo una mia impressione. Ok. Ultima porta. Questa qui. Andiamo a controllare. Oh no, ho finito l'olio, mi sa. Ah no. Ehi, non usiamo questi linguaggi scurrili, eh. Se lo meritava, ok, però non che cosa... anche questo deve far molto male. Non esce niente da questo. Ah, meno male. C'è solo un pezzo di sfera. Oh. Ai ai ai. Questa sembra la morte meno brutale fra tutte. Per quanto possa. Per quanto possa essere, come si può suol dire. Vabbè. Nemmeno i talebani usano queste torture, secondo me. Oh oh. Oh oh, sta arrivando qualcuno. Un signor Gillette, un signor faccia. Corri, Daniel. Su, vai a riparo. She's on fire. The pain. So now she's on fire. Scusate, ero in un momento di ispirazione. Ma che bel quadro. E l'altro no, non mi piace proprio. Stupido Alexander. Carina. Cos'è lo studio? Tinderbox? Vediamo un po' cosa abbiamo nei cassetti. Nulla. Assolutamente nulla. E un foglietto. Cos'è? Note sulla tortura. Oh.
questo non lo voglio leggere, vi lascio un po' di tempo per poter stoppare e leggere. Ok, ne avete avuto abbastanza. E vabbè, parla di come fanno le torture, che più durano meglio è, da quel poco che ho letto. Uno di quei cosi strani, vediamo un po'. Chissà come mai non riesco mai a capire di chi sia l'Aquila Nera. Chi è che parla di ste cose? Olio. E cos'altro? Stefano! Ciao, Vale. Oh, che bello averti qui, Stefano. Adesso mi sento molto più al sicuro. Rimani qua, però. Allora, prendiamo... corda. Dietro al quadro c'è qualcosa? No. Fantastico. E... non abbiamo più niente da fare qui? Nothing to do here. Vogliamo via. Odio le scale a chiocciola. E la via qual è? Ah, giusto, adesso che abbiamo la corda possiamo prendere quel sangue. Sì, spero che sia questa. Spero. Sì, perfetto. Dovremmo combaciarlo con... cioè, combinare la corda con la boccetta. Mettiamo comunque dell'olio. E... perfetto. Ok. Fantastico. Perché c'era bisogno della corda? Sembra così vicino. Vi avrò spaccato i timpani, scusatemi. E questa musica paradisiaca che non ci azzecca nulla con la situazione. Potevamo benissimo farne a meno. Va bene ragazzi, quindi... mi sa che il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ci vediamo per la prossima gameplay. Quindi un ciao dal vostro Vale93 Bar. Ciao!